Yes. Yes. Oh, yes. Troppo buio qui, non ci avete ancio perché loro non riescono a scrivere. Io vorrei dire. Sì, se no poi. Noi che Oh, next is harvesting and packaging. Ok, la prossima sessione riguarda appunto la raccolta e l'imballaggio. Next slide, please. Do you want to just read that? Okay. Maybe easier. Qui la raccolta in realtà è una fase molto intensiva per quanto riguarda la manodopera. Di solito la raccolta avviene quando ci sono a disposizione le foglie vere e con i cotiledoni ancora attaccati, di solito 2,5 a, di un'altezza che va da 2,5 a 5 centimetri. Il raccolto ideale è alla mattina, quando cioè i germogli sono ancora freschi. I micro ortaggi possono essere raccolti nella serra, di solito avviene così, oppure nell'area di lavoro. Sebbene vengano spesso usate le forbici, si possono usare anche delle lame elettriche, cioè delle apparecchiature fornite di lame elettriche, o anche dei coltelli, cioè sempre dei sistemi di taglio elettrici che possono essere usati, sistemi a lama. Next, please. The best way is to hold the flat vertically. Mm-hmm. And with scissors cut from the top, and then la maniera migliore è di tenere the shoots fall down, la struttura, il bancale verticale, e poi tagliare verso l'alto, così i germogli cadono. And this is done in the greenhouse. Questo usually. Di solito è fatto nella serra. This is a rake. Questo è un rastrello that has prongs that fit amongst the crops, and as you cut, the shoots fall into here. Sì, e viene utilizzato proprio in modo tale che a mano che si taglia, i germogli cadono dall'altra parte e vengono raccolti. And then this is an ideal kind of bowl to collect the microshoots. E questa è una specie di contenitore, diciamo, ideale. In cui raccogliere i germogli. Because it's very easy to wash. È molto facile the da shoots lavare. And maybe use a bleach solution. Sì, to si clean può usare them. Anche una soluzione disinfettante proprio per i germogli. Next slide, please. Any kind of peat-based medium. You don't want any peat or vermiculite or perlite on the product, and this is very important to make sure there's no growth medium on the product. È molto importante assicurarsi che non ci siano residui del substrato a base di torba o di perlite. And then with beet and chard, the seed coat will actually stick to the cotyledons. And they have to be removed, otherwise people will break their teeth. Sì, e poi specialmente con alcuni pianti come l'erba cipollina o piante simili, ecco, bisogna assolutamente stare attenti a rimuovere tutti i residui che possono essere dannosi nel momento in cui una persona mangia, ci sono ancora dei residui di questi elementi come torba e perline, si rompe i denti alla fine. So this is very labor intensive. E quindi è molto impegnativo per la manodopera che deve stare attenta a pulire delicatamente il germoglio. This might sound wrong, but on American farms it's usually Mexicans that do this work. I know it's cheap labor. I'm not being racist, but they usually use Mexicans to do this work. It's just picking out seed coats and bits of peat moss and so on. For the Mexicans, I don't know. The commercial grower I use work with pays them a decent wage and provides housing. There's a new federal law about this. They have to have housing,
They have to have one aeroplane ticket a year back home. They have to have health care. So there's new laws coming, being established all the time to make the Mexicans more welcome and safer when they get there. It's a big problem, illegal immigration now at the moment in America. Giusto per riassumere quello che è stato detto finora, diceva che questo lavoro proprio meticoloso viene svolto, mi dispiace dirlo, ma dai messicani, perché si tratta di manodopera con un costo più basso rispetto alla manodopera normale, anche se in realtà gli è stata fatta la domanda quanto costa più o meno la manodopera messicana, non sa esattamente quanto costi, però può assicurare che le leggi federali sulla tutela proprio della manodopera degli immigrati sta decisamente migliorando. Infatti non solo ai messicani viene garantito ovviamente il salario, ma in particolare l'alloggio e il biglietto aereo almeno una volta l'anno per ritornare in patria, oltre all'assistenza sanitaria. Quindi anche per sotto questo punto di vista il governo federale si sta dando da fare affinché i messicani siano più accolti e possano svolgere il loro lavoro in condizioni di maggiore sicurezza, anche perché la immigrazione clandestina costituisce un serio problema adesso in America. And this last point here, that they should be reached in bleach or oxidant solution, is not law yet, but I think it's going to happen soon. Sì, infatti i micro ancora non è una legge, ma probabilmente lo diventerà, il fatto che i microortaggi devono essere sciacquati in una soluzione ossidante o candeggiante, cioè disinfettante, ecco. E poi dice nell'acqua, cioè secondo l'acqua dell'acquedotto, ecco, in acqua potabile. Next slide, please. Once the microgreens have been washed, they are then they must be dried, and it's a very good idea to have an air conditioning unit here blowing over the crops, because it not only dries them but also cools them. Ok, è molto importante che una volta che siano raccolti e puliti, i germogli devono essere essiccati. Ed è importante in questo caso l'utilizzo di un sistema di condizionamento d'aria che non soltanto li essicca, ma li rende anche, li asciuga e li rinfresca, anche li fa stare a una temperatura abbastanza fresca, ecco. Next, please. Another way to dry is by putting the microgreens in a mesh bag and then throwing that bag into a spin dryer. This is a handheld one. This would not be commercial. But one of the growers I know has an old spin dryer and just dries his crops this way, centrifugally. E un'altra maniera per asciugare i germogli può essere quello di utilizzare una centrifuga, ecco quella che vediamo lì a fianco, una centrifuga manuale, domestica, ma uno dei, appunto, il coltivatore che io conosco, cioè una persona che poi deve produrre a livello commerciale, può utilizzare invece una centrifuga più grande, una macchina più grande proprio per asciugare i germogli. And next, please. And these are what the microgreens are usually sold in. They're called clamshells, and I think you've all seen these. Sì, le vaschette. Queste sono le vaschette in cui vengono conservati i micro ortaggi che tutti quanti conosciamo. Possiamo tornare indietro alla precedente. Can we just go back to the other slide, the previous slide? Quei sacchettini vengono inseriti nella centrifuga, perché vengono messi in questi sacchettini? Are those bags included in the spin dryer? Yes. Why?
To keep them together. Per tenere insieme le foglie. They're called lingerie bags. You know lingerie? Sì. For li women. Chiamano lingerie. Women's clothing. Perché la lingerie, gli indumenti intimi da donna, quella è la lingerie. Quindi sono i sacchetti in cui di solito si mette la biancheria intima. Next, sì, nella lavatrice, infatti. Next, please. Io ho letto che l'utilizzo di questo tipo di macchine può danneggiare le foglie in alcuni casi. Avete visto qualcosa su questo? Io non comprendo. Ok, I read somewhere that the use of these machines can damage the leaves. I suppose, in some cases. Yes, but it's minimal. Have you heard anything about that? No, I haven't heard anything. No, penso che il danno sia minimo e poi non ho sentito granché parlare dell'argomento. This was a grower. The grower that did this grew microgreens outside, and there was soil in the microgreens, so he had to wash them, rinse them, and then he dried them using this washing machine. Sì, il coltivatore che ha prodotto questi microortaggi in realtà aveva delle coltivazioni all'aperto nel terreno, quindi una volta raccolte le piantine, i germogli, doveva non solo lavarli, asciugarli, ma poi sciacquarli più volte per togliere tutte le impurità del terreno. Ecco perché utilizza anche quest'ultimo sistema. And once the harvested product is put into the clamshells, they must be kept cold. And incidentally, we had the grower make a logo. This is all online stuff you can do. I didn't know this, but you can have these, you can print your own logo on little sticky rolls. Yeah, put them on your product. So they go in a cooler and they're kept cool until they're sold. E è molto importante poi che dopo che siano stati lavati e siano stati impacchettati vengano conservati in un frigorifero perché è molto importante rispettare la catena del freddo. Poi sui pacchetti viene inserito il logo, che non sapevo, ma si può anche utilizzare, si può tirar giù via internet, online. Yes. E lo potete poi inserire sui pacchetti. And at least in Jamaica the chefs will return these clamshells back to the grower, so you don't have to rebuy them. In Giamaica gli chef restituiscono il vuoto in modo tale poi da non doverli ricomprare. So that reduces the cost. E quindi questo abbassa i costi. Next. Some of the microgreens are sold in plastic bags like this. Alcuni dei microortaggi sono venduti anche in delle buste di plastica, come in questo caso. And he actually has FedEx. You know FedEx? Sapete FedEx? FedEx actually comes to his operation. And they take boxes of microgreens for shipment everywhere. E FedEx va nei suoi stabilimenti e lì hanno proprio delle scatole con i microortaggi che vengono esportati in tutto il mondo. Next. So those are some of the microgreens being shipped. Alcuni dei microortaggi che vengono spediti da FedEx. This is a cold chain. Simply means that you keep them cold from time of harvest until this. La catena del freddo semplicemente significa che i microortaggi devono essere mantenuti al freddo dalla raccolta al momento del consumo. Next, please. And we have found that you can save the, you can refrigerate them and keep them fresh for quite a few days. Sì, la mia vita è di almeno qualche giorno, quindi. Does anyone indicate an expiration date? No, non c'è la data di scadenza. I think they do on some of them, but we haven't on these. In alcuni casi sì, ma in questo in particolare no. This is a. In Europa è obbligatorio la data di scadenza. Is it compulsory in Europe to have an expiry date? Yes, yes. Non credo però ci siano regole specifiche.
specifiche per questo tipo di prodotto, cioè per la quarta gamma si adattano alla quarta gamma, sì. Diciamo non per l'importanza, se c'è giovani della quarta gamma, però sono assimilati insomma ai prodotti di quarta gamma. There are no specific rules for microgreens. Yes, but the same in America. They are included in the sort of fourth range, so 7 days. Yes, it would be a good idea. Similar. Yes, yes. Next. So these are called blue ices, and they are one way you put them in with the cooler to keep the product cold. Questi sono un po' i frighi, quelli bianchi, e accanto abbiamo questi siberini che sono inseriti all'interno un po' di questi frighi portatili, dove viene posto il prodotto. This whole area of post-harvest preservation is still new for microgreens. For instance, the commercial grower is experimenting with activated carbon to absorb ethylene gas as a way of preserving the product. Quest'area, diciamo, di preservazione del micro ortaggio dopo la raccolta e quindi nel periodo di commercializzazione è un campo nuovo di sperimentazione. Alcuni infatti stanno sperimentando l'utilizzo del carbone attivo che possa in qualche maniera assorbire i gas etilenici in modo tale da poter allungare i tempi. Next. And then obviously you need transportation. Naturalmente avete bisogno del trasporto. Preferably refrigerated transportation. Possibilmente con un cargo refrigerato. Next, please. Okay. Now in Jamaica, the grower is actually using public transportation to transport his products from one side of the island to the other. Sì, da una parte all'altra dell'isola, in Giamaica spesso si usano anche gli autobus del servizio pubblico. Next, please. And I'm not an economist, but how do you determine the price for the product? I don't really know, but you have to consider all the costs of production. And then what profit level you want, and I suppose the price that can be tolerated. I do know in the case of Jamaica, all the microgreens are imported from Europe, so they're very expensive. So why shouldn't the Jamaican grower also charge a bit more than normal? I don't know. Io non sono un economista, ma penso che bisogna fare questa valutazione sui costi di produzione. Non so granché, però bisogna considerare tutti i costi di produzione qui elencati e quali sono poi i livelli di profitto che si vogliono raggiungere. E considerato questi elementi, costi di produzione e livelli di profitto, qual è il prezzo che si può poi dare al prodotto? È vero che qui il prezzo può essere tollerato, cioè può essere abbastanza buono, ma in Giamaica c'è un fattore importante, cioè che tutti la materia prima viene importata dall'Europa, quindi è chiaro che perché i giamaicani non dovrebbero avere un prezzo un pochino più alto rispetto ai prodotti già esistenti sul mercato. And then if possible sell by volume, not by weight. That's very important because the weight can go up and down depending on how much evaporation, transpiration. E poi è importante vendere in base al volume, non al peso, perché uno può oscillare enormemente rispetto all'altro. Come misurano il volume in questo caso? How can you measure volume? You just fill the clamshell. Praticamente riempiono la scatola. It's variable, yes. Invece okay, next. Just some other crop categories. I'll go through these very quickly because I think you already know all of them. Baby salads, herbs, edible flowers and sprouts. I might just penso this. Che già li conoscete, quindi andiamo molto velocemente. Sono le baby salad, le erbe, i fiori eduli e i germogli.
Okay, next. The lettuce is the most popular baby lattuga salad. La lattuga è quella più diffusa, quella più conosciuta. And they actually call this a mesculine mix. Do you know mesculine? Masculine. Not masculine, but mesculine. Mess, like a confusion, mess. I suppose, because it's all different varieties. Okay. Sì, una miscellanea. Like mess, che significa appunto confusione, mescolare. La chiamano proprio un mix di baby leaf, cioè una miscellanea di microortaggi. So they're sown much less densely, but they take longer to grow. And this is some samples from grocery stores. They're sometimes sold in clamshells or in plastic bags. Okay, qui abbiamo vari esempi di imballaggio, quindi le vaschette oppure le buste in plastica. Next. Now, in the just so a little background, in the Dominican Republic, they sell bell peppers or capsicum annuum to mostly Florida, sometimes to Europe, but when the market is saturated, the growers really have a hard time. And so they're looking for alternative crops for their greenhouses, and one of them is herbs. And here is a greenhouse with peppers, but what they're doing is they're putting the herb flats on top of these troughs. Sometimes they're growing them in pots, sometimes in plastic bags. Next slide. Ok, in realtà si parla della Repubblica Dominicana quando, nel periodo in cui il mercato è saturo per la produzione di peperoni. E quindi che cosa succede? Che variano le colture attraverso la coltivazione di erbe aromatiche che possono essere coltivate in a seconda dei vari sistemi, cioè nei vasi oppure nei contenitori oppure in quei filari che avete visto. So this is mint. Questa è la menta. Another problem they have in the Dominican Republic is thrips. You know, the thrips and the western flower thrip and the tomato spotted wilt virus, TSWV, you know? Yes. It's everywhere in the Dominican Republic. And so they will do this to try and break the cycle. Yes. Okay. Dunque, un altro problema è il trips, scusate, i tripidi che sono un po' questi insetti che attaccano le piante, sono dappertutto, uccidono e quindi per arrestare l'ondata di questi insetti si utilizzano questi sistemi. The trips actually vector the virus. E questi in realtà veicolano il virus. Next. And some of the herbs are here. You don't know, can you translate those? Sì, alcune delle erbe aromatiche come la menta, il basilico, l'origano, la salvia, il rosmarino, l'erba cipollina, il timo. One thing is you cannot grow these herbs in hydroponics because they grow so long that you get something called fungus gnat. You know that one? Sì, non potete coltivarle in coltura idroponica perché altrimenti sviluppano in lunghezza una sorta di fungo. And it's the larval the larval stage, the maggot eats the roots. E che mangia proprio le radici della pianta. Next. Actually, I have been growing some of these herbs. Also. Hydroponics? Dice che comunque li ha coltivati in cultura antropomica, però nessun attacco fungicida. Now this is just to show you the price that is possible. This is $64 for 1 pound, which is 454 grams. Or it's 115 euros per kilogram. That is a tremendously high price. This is in US? Yes. This is in my grocery store. Allora, nella drogheria
negli Stati Uniti si possono trovare questi prezzi, giusto per mostrarvelo, guardate anche come è piccola la vaschetta. Abbiamo 64 dollari per libra, dove si va ad indicare 454 grammi, quindi potete vedere il prezzo al chilo, che è estremamente alto. So herbs are very profitable. Quindi anche le erbe aromatiche sono molto redditizie. Next. Sprouts. Now sprouts are very labor intensive. I would not grow them if I were you. And another problem is in America they've got very strict rules about sanitation because they've had E. coli outbreaks on them. Next. Ora parliamo degli sprouts, cioè dei germogli. I germogli hanno bisogno di un'attenzione da parte della manodopera estremamente intensa. Se fossi in voi non mi concentrerei sulla coltivazione dei germogli, anche perché in America ci sono dei regolamenti estremamente rigidi per quanto riguarda l'aspetto sanitario. Dopo l'epidemia che si è verificata con Escherichia coli, credo, le regole sono diventate ancora più rigide. Next. So they're grown either in flats or in bottles. Sì. Possono germogliare sia in questi sistemi a vassoio, diciamo, oppure in bottiglie, in vasi di vetro. And of course you eat the roots and the shoots, the whole seedling. E mangiate tutto, cioè sia la radice che proprio il germoglio. But every day you have to wash the sprouts in bleach, sodium hypochlorite. Ma ogni giorno devono essere lavati, candeggiati. Okay, next. Edible flowers. The commercial grower I've been working with had hanging pots, not over the bench, but along the aisles, and he was growing pansies and nasturtium. I fiori eduli venivano coltivati all'origine da questo coltivatore proprio in dei vasi pendenti, non sui bancali. E questa è un'immagine dei fiori eduli a disposizione, in particolare la violetta e il nasturtium. But Francesco is the expert on edible flowers. Ma Francesco è un vero esperto nel settore. He was getting 25 cents. What's that? A quarter of a dollar for each flower. Dava 25 centesimi, cioè un quarto di dollaro per fiore. No, just for, well, he was growing pansies. This is when it's cool. This is more when it's hot. Yeah. But 25 cents per flower. 25 centesimi, cioè un quarto di dollaro a fiore. We give them for free. Yes. Noi li regaliamo gratuitamente. Next, please. And of course, I think the same is here, that squash flowers are very popular. The chefs actually put I fiori di zucca, che sono molto famosi. I chef li utilizzano e li riempiono con tante cose. Next. And then in the Dominican Republic, they're looking at tropical flowers. All of these are edible. I had no idea that hibiscus was edible, but you told me that they're edible. Nella Repubblica Dominicana stanno facendo particolare attenzione a tutti questi fiori tropicali, molti dei quali sono proprio fiori eduli. Per esempio, non sapevo che l'ibiscus fosse commestibile. And invece tu me l'hai detto. Francesco was telling me that rubinia, the black locust, is also an edible flower. E la rubinia pseudacacia è anche un fiore commestibile, sì, eduli. At the entry of this department. Oh, is it rubinia? Yeah. We Next. Can eat them. Now, something about organic production. This is the European logo, this is the American logo. Allora, questo è il logo europeo, questo è il logo americano sulla produzione organica di microortaggi. Next, please.
The reason why growers might go organic is because you get a higher price for the product. That's the main reason. Allora, la ragione principale per cui i produttori decidono di intraprendere la coltivazione delle colture organiche è che possono ottenere prezzi più elevati. Questa è la ragione fondamentale. Biologiche. And from a research standpoint, you can get additional funding if you try and go organic. E poi, se andate verso il bio, potete anche ottenere dei finanziamenti aggiuntivi, suppletivi. Next. And I'm asking, can microgreens be grown organically in the greenhouse? Yes, perhaps. Pest control is not a problem, usually, because it's a very quick crop, 3 weeks max. So there's no time for pests to be. Allora, la domanda era, i microortaggi possono essere coltivati biologicamente nelle serre? Sì, forse. Del resto il controllo dei pesticidi non è un problema, perché si tratta di colture che vengono fuori, che crescono molto velocemente, 3 settimane, quindi è abbastanza facile. But growth media is a problem because no synthetic fertilizers are allowed. Sì, il mezzo di coltura costituisce un problema perché non è consentito l'uso di alcun fertilizzante sintetico. And it's the same problem with hydroponics. La stessa cosa, lo stesso dicasi per il sistema idroponico. Next. This is the definition of organic in America. I don't know if you want to just read that quickly. Okay, lo leggo. La definizione di produzione bio negli Stati Uniti. La produzione bio è un sistema di produzione che risponde a delle condizioni specifiche del sito, integrando le pratiche culturali, biologiche e meccaniche che implementano, cioè che stimolano il ciclo delle risorse, quindi l'utilizzo ciclico delle stesse risorse, che promuovono un ecoequilibrio, nonché la tutela della diversità biologica delle specie, quindi è basata sulla sostenibilità, sulla conservazione e sul fatto di evitare la contaminazione. Altro elemento fondamentale riguarda la sicurezza alimentare. And in America, people will pay more for organic produce. It's a sort of a niche market. People will willingly spend more to get pesticide-free products. Is it the same here? In America la gente si rivolge a questo mercato di nicchia ed è disposta a pagare di più prodotti che non sono stati contaminati da pesticidi. Penso che sia la stessa cosa anche qui, vero? Sì. This is what you have to do in America. I think we'll skip this slide, but it's basically you have to go through some steps to become organic. You know, you have to submit an application and pay some money and so on. Volevo tralasciare questa diapositiva, ma in realtà mi sembra interessante comprendere come per diventare un produttore bio negli Stati Uniti sia necessario diciamo superare diverse fasi proprio da un punto di vista amministrativo. Bisogna presentare per esempio una richiesta e pagare quindi anche una somma di denaro che sia proporzionale alla dimensione della produzione. Poi bisogna presentare anche un piano di sistema bio, eccetera eccetera. Ci sono una serie di step che vengono fatti e penso che sia la stessa cosa anche. But it always seems to apply to field production and not to greenhouse production. It's very peculiar. I don't know how you become an organic greenhouse producer. Io però, ecco, questa è una cosa molto importante. Di solito le domande vengono fatte per produzioni sul terreno, mentre qui si tratta di produzioni in serra, quindi non saprei dire come si fa veramente ad avere una certificazione bio in serra. Next, please. And seeds must be free of pesticides and they cannot be genetically engineered. And in catalogues you'll find them listed as organic, meaning that they have never received, or the parent plant never had pesticides. Okay.
And all the materials that you can use in organic production in the US are on a list put out by the Organic Materials Review Institute. I don't know if Europe has a similar thing, probably. Next page. And the allowed inputs for organic production are biological pesticides, botanical pesticides, oils, insecticidal soaps, minerals such as sulfur, copper, diatomaceous earth, pheromones for insects, and these are the allowed fertilizers. Mm. This, in my opinion, should not be there. In my opinion. Because if it's not composted, well, here they say a 90-day PHI, that is a pre-harvest interval, if the harvested portion does not touch the soil, and 120 days if the harvested portion touches the soil. So if you're using manures, you cannot harvest within certain time periods. And it's to ensure, I suppose, that all of the possible foodborne illness microbes have been destroyed. Ok, dunque, qui c'è una definizione nella pagina precedente dei semi che devono essere assolutamente, non devono essere stati toccati da pesticidi sintetici e non devono essere stati geneticamente modificati. Nei cataloghi questi semi sono considerati come biologici. Inoltre tutte le materie che sono utilizzate nella produzione bio deve essere inserita nell'elenco dell'OMRI, cioè dell'Istituto di Revisione dei Materiali Bio. E qui invece parliamo di dei pesticidi che sono consentiti. Quali sono? Sono una gamma che troviamo elencata: i pesticidi biologici, i pesticidi botanici, gli oli dormienti estivi, i saponi disinfettanti con acidi grassi, minerali, i feromoni e i, attenzione, ai fertilizzanti consentiti. Ora, tra i fertilizzanti consentiti abbiamo il compost e il letame. Il letame, qui abbiamo un 90 giorni di PHC, dove il PHC sta per intervallo prima del raccolto. Se la parte raccolta non tocca il suolo, 120 giorni di PHC, cioè di intervallo prima del raccolto, se la parte raccolta tocca il suolo. Personalmente non consiglierei questo tipo di pratica, perché nell'intervallo potrebbe non avvenire la completa disinfestazione del microortaggio a causa del letame che viene utilizzato. And this OMRI has pages and pages and pages of individual products which are allowed. Questi sono i singoli prodotti che vengono elencati per una quantità innumerevole di pagine. Next, please. And okay. So this is from a greenhouse supply catalog. This is actually Trichoderma. And I'm going to, I did some work with Trichoderma. It's a biological control against Pythium. But you can see that it has a rating. This is called a restricted entry interval. Once it's applied in the greenhouse, you have to wait 4 hours before you go back in. Of course, nobody does, but that's the rule. Ok, e qui invece abbiamo un catalogo proveniente da una serra in cui si usa il Trichoderma contro il Pythium e io farei attenzione un attimo a questo
questa sigla REI, cioè Restrictive Entry Interval, cioè l'intervallo di ingresso, limitazione dell'intervallo di ingresso, cioè devono passare 4 ore dal momento in cui viene utilizzato il tricoderma per poi rientrare nella serra. Nessuno di fatto lo fa, ma comunque questa è la regola. Esiste un intervallo da rispettare tra il momento dell'applicazione e la raccolta? Is there an interval that you have to respect from the, you know, the application of tricoderma? Yeah, that's what this is. To the harvest. There's the also a PHI, pre-harvest PHI, interval. Yeah. C'è un PHI, but I hadn't seen it listed for this. But I think that anything that's biological will be zero. I think. Ma penso che qualsiasi cosa sia bio poi equivalga a zero praticamente. C'è anche per questo un pH. But fungicides like Subdue and Aliette, they have PHIs of maybe 2 weeks, which is too long for microgreens. And how do we apply trick seed? This is what I experimented with, because they have to colonize the seed, and so that's where pre-germination comes in. So one of the best way to establish microgreens is by germinating them before you even plant them. I use vermiculite, and you mix the trichoderma in with the moist vermiculite, and the spores germinate, the mycelium grows over the seed, so the seeds are colonized before they ever get to the actual peat light or the hydroponic trough. That's I'm going to show that tomorrow. Okay, provo a ripetervelo un attimo, anche se domani ve lo spiegherà con maggiore ricchezza di dettagli. Per quanto riguarda alcuni fungicidi, per esempio, ci sono degli intervalli di 2 settimane, però sono troppo lunghi per quanto riguarda i micro ortaggi. Per il tricoderma non si sa, la domanda era, viene applicato direttamente sui semi? Non si sa, in fase sperimentale, perché in realtà è necessario che colonizzi i semi prima della germinazione. Quindi cosa succede? Che i semi devono germinare e diciamo prima ancora che venga messo il tricoderma, e usa la vermicolite. La vermicolite, quindi il tricoderma deve entrare nel momento in cui le spore stanno germinando, cioè prima ancora che vada poi nella struttura idroponica. Yeah. Can you explain better? The seeds must germinate when the trichoderma enters. No, it doesn't affect the germination. Comunque non influenza la germinazione, non. It's mostly in the seed coat. Yeah. Nel rivestimento del seme. And it does not colonize also the shoot. No. E non colonizza anche il germoglio. It does colonize the roots. That's why they call it root. Le radici. Shield, because it goes all the way around the roots. Perché va tutto intorno alle radici. And there is another one called plant shield, where it does colonize the shoots. Plant shield, questo plant shield, di schermo che colonizza le radici. This is a mixture of Hotsienum and Virens. This is best in the greenhouse because it tolerates a high temperature. This one doesn't. And so initially it was just this, but a lot of the times it didn't work. But when they mixed this one with it, it worked in a hot greenhouse. Ok, inizialmente hanno utilizzato soltanto quello che sta sopra, cioè il primo, però in realtà non funzionava. Quindi hanno usato un mix di questi due elementi col Virens, perché hanno scoperto che in questo modo il tricoderma è più resistente alle alte temperature della serra. And look at these stupid units. E poi vedete anche queste unità che sono Oz.
Unità di misura. And is this a US gallon or an imperial gallon? Vabbè, this is, there's two gallons. Un gallone europeo o un gallone statunitense. So these are commercial products that are used specifically for greenhouse vegetable production. Quindi sono prodotti commerciali utilizzati specificamente per le serre, per i microstati. It's used on many edible crops in greenhouses and also ornamental plants. Mm. And it's also in hydroponics. I think it's on every crop you can use it. Sì, penso che si possa utilizzare in tutti i tipi di colture e in particolare nelle serre e anche per altri tipi di colture, cioè nei vivai, ed è anche approvato per le applicazioni idroponiche, quindi un po' dappertutto, ovunque. Next, please. And then just one other product that is allowed in organic production. This is oxidate, and it's really a very good material because it can be used to treat foliage, it can be used to sterilize tables. Sì, può essere utilizzato anche per sterilizzare i tavoli, è un prodotto molto attivo. And it's got a zero restricted entry interval. Sì, non c'è un intervallo REI uguale a zero. Si tratta del biossido di idrogeno e acido peracetico. And by the way, this is mode of action. Sì, questa è la modalità di azione. So explains how it works, and I think. Spiega come funziona. And I forget what NC means. Però non mi ricordo che cosa significa NC. Is this a ready-to-use solution? È una soluzione pronta da usare? No, deve essere diluita. Deve essere yes. Quant'è un gallon, scusate? How much is a gallon? Per gallon is... that's 2.5 gallons. Now, there's about 4 liters in a gallon, so that's... Ci sono 4 litri in un gallone. Eight. About 12 liters. 12 liters. So it's about $10 a liter. $10. So that would be about there's $1.24 per euro. So that'd be about what, 8 or 9 euros per liter. 8-9 euro al litro. But you dilute it's just well, this is for foliar rates. Però bisogna diluirlo, ounces per gallon. Foglie. Again, you have to convert ounces to grams. Bisogna sempre convertire le once in grammi. And then convert gallons to liters. Oh. E poi i galloni in litri. Next. Oh, there is just one peat-based medium that is... C'è un mezzo Omri, basato sulla torba. Omri listed its organic mix because it does not... È un mix bio. It's developed in response to growers wanting to be able to grow organically. So it contains sphagnum peat moss, perlite, dolomitic limestone, and organic fertilizer. And an organic wetting agent from Yucca. Sì, questo è stato sviluppato per soddisfare le esigenze di alcuni clienti. Questi mix sono formulati proprio per chi vuole intraprendere delle colture biologiche. Gli ingredienti sono proprio peat, cioè appunto torba canadese, perlite, roccia dolomitica e abbiamo anche un mix di fertilizzanti bio. E poi anche di agenti bio come quelli della yucca, cioè l'estratto della yucca. And in the US all of this stuff comes from Canada. Tutto questo negli Stati Uniti viene importato dal Canada. Next, please. Now, just a couple of papers that I found recently about organic production of basil. Where they took, they created organic liquid fertilizer from poultry manure, fish emulsion and seaweed and phosphate rock, and they put it in an anaerobic fermenter,
And that helped to release the nutrients. And they found that if they grew basil in rock wall cubes or in perlite, it was similar, the yields were similar using this organic fertilizer or inorganic fertilizers. Adesso un paio di articoli che ho trovato su questa, diciamo, fertilizzazione bio, e in particolare un articolo riguarda la coltivazione del basilico in serra. È stato scoperto infatti che un biofertilizzante liquido veniva ottenuto attraverso il letame di pollame, emulsione di pesci, alghe e roccia di fosfato molle. Tutto questo veniva poi mescolato in un apparecchio di fermentazione all'interno della fabbrica, in modo tale che alcuni ioni venissero rilasciati attraverso la respirazione anaerobica. Quindi, cresciuta in cubi di lana di roccia o in perlite, che cosa si otteneva? Si otteneva un effetto simile a quello ottenuto usando un fertilizzante bio oppure fertilizzanti sintetici inorganici, cioè non bio. Next, please. And then this is a very interesting recent paper from Japan. For hydroponics, because as far as I knew, you could not grow plants organically in hydroponics. Per quanto ne sappia, non è possibile crescere bioculture in strutture idroponiche. I have seen some experimental facility. Ho visto alcune strutture sperimentali che crescono biocolture in vasche idroponiche e utilizzano anche fertilizzanti liquidi oppure il compost, ma sono solo in fase sperimentale. In ogni caso, quello che so è che negli Stati Uniti si può ottenere una certificazione di prodotti bio anche in strutture di sistemi idroponici, che non è consentito qui. Well, the Japanese used this inoculum. Sì, just a few grams of soil inoculo. Was enough bacteria and actinomycetes and other things to digest the organic fertilizer. Per digerire proprio gli elementi, diciamo, bio. What they found is if they didn't use enough inoculum, the nitrification was stopped. So you get ammonium, nitrite and nitrate. And it stopped at nitrite. So there was an accumulation of ammonium and not enough nitrate. So it was all dependent on the amount of inoculum. Sì, dipende proprio dalla quantità di inoculo che viene utilizzato. Hanno scoperto, cioè, che dividendo l'ammoniaca dai nitrati, che cosa succedeva? Che se non c'era una quantità sufficiente di inoculo, saliva la percentuale di ammoniaca, e questo era negativo. So this is encouraging. Questo and è uno I did studio not molto know incoraggiante that you could get certified organic in hydroponics in per ottenere una certificazione bio. Okay, next. This is a system I used. I was experimenting with different organic fertilizers. None of it was successful, but I had many different little dishwashing tubs, you know, for washing up dishes. Sì, c'erano delle vaschette. Questo è uno degli, diciamo, degli esperimenti che lui ha fatto, non è che proprio con dei fertilizzanti bio. Sono delle vaschette un po' per lavare i piatti, ecco, delle vaschettine. And then a tiny pump, aquarium. E poi c'è pump. Una piccola pompa. And it would just pump to the top. This is a wood. Questa è una struttura di legno. It just sloped, and so the nutrient solution was pumped to the top. Sì, la soluzione nutriente moved down here and drained back in, so it was recycling. Era una specie di riciclo, no? A circolo chiuso, andava attraverso la piantina, poi scendeva giù e poi risaliva.
So I had about 15 of these systems so I could compare different fertilizer. E quindi attraverso 15 sistemi simili a questo, differenti, but nothing ho potuto worked. Comparare i risultati. And it didn't work because the organic materials didn't break down, so there was no release of nutrients. E quindi non ha funzionato perché la materia organica non si è frammentata e quindi non ha rilasciato nessuna sostanza nutritiva. Next. And now food safety, this is the last topic for today. Before we go yes. on, so at the end you would recommend to produce microgreens with this organic fertilizer with this composting material? I don't know. I would say no. I would want to do more experimentation first, but of course growers can't afford to do experimentation. Mm-hmm. They need income. So it needs to be done by a university or a research group. La domanda è, lei alla luce della sua esperienza dopo aver presentato questo ritiene che si debbano utilizzare questi fertilizzanti organici, questi fertilizzanti bio? La risposta è non lo so perché ritengo che si debba ancora fare sperimentazione, tuttavia i coltivatori, gli imprenditori non possono perdere tempo facendo ricerca, quindi la ricerca aspetta, deve essere fatta proprio dai gruppi di ricerca, dalle università. Now this last topic for today is questo è l'ultimo argomento per oggi. Is because it's going to be a very big problem in the coming years. And it started in the US because in 2006 spinach was contaminated with E. coli 0157H7 and it caused a lot of people to be ill. Sì, questo è l'ultimo argomento di oggi, riguarda la sicurezza alimentare, dovuta al fatto che nel 2006 alcuni spinaci, una specie di spinaci, è stata contaminata in California con le Escherichia coli e quindi 0157H7 e quindi questo ha costituito un problema molto serio, molto grave negli Stati Uniti per molte persone. And commercial growers are scared of this law here. The Food Safety Modernization Act passed in 2011, sì, but it has not been enacted yet. Molti imprenditori sono veramente spaventati dall'entrata in vigore, che non è ancora avvenuta, di questa legge FSMA che è stata diciamo approvata nel 2011 e che riguarda la modernizzazione della sicurezza alimentare. So it's they're waiting for responses from growers to this law, and if you ever look at the law, it's page after page after page of just what we call legalese. I don't know what in Italian that would be. It's all legal language, and it doesn't make much sense. It's like bureaucracy. Yes, but no specifics. Yes, nothing, it doesn't tell you what to do. It says what you must not do, but it doesn't tell you what to do. In realtà si sta aspettando un po' la reazione da parte degli imprenditori del settore, ma se si dà un'occhiata a questa legge si tratta di pagine e pagine di cavilli burocratici, di un linguaggio legalistico in cui non si capisce bene che cosa si deve fare, cioè si capisce che cosa non si deve fare, però non ti dice esattamente devi far questo, devi far quest'altro, quindi proprio un legalese con linguaggio legalese, yes. And the European one's the same. I went through the Europe one. Just page after page. E così they anche never per tell l'Unione you Europea, what to do. I regolamenti sono pagine e pagine di legalese in cui ti dicono tanto, ma poi alla fine non ci sono norme precise. Next. This is what will happen. Once the law is passed, sì. Growers must register. Well, would you Shall want to I just read that? Yes, okay. Please. Questo è quello che accadrà nel momento in cui la legge entrerà in vigore, cioè gli elementi chiave dell'FSMA.
Quindi i coltivatori dovranno registrarsi ogni 2 anni con la FDA, cioè la Food and Drug Administration, devono condurre delle analisi sui rischi, quindi la famosa HCCP che sarebbe nostra, e sviluppare e implementare dei piani di controllo preventivi scritti. Devono mantenere una documentazione, cioè una registrazione dei dati aggiuntiva, cioè quanto detto sopra più altro. Devono pagare degli oneri per sostenere delle ispezioni iniziali e in itinere successive, delle ispezioni che devono essere condotte almeno ogni 5 anni. Potrebbe essere richiesto agli imprenditori che i loro prodotti vengano testati per verificare una contaminazione di microbi o residui di pesticidi. Entro 1 anno dall'entrata in vigore della legge, il governo deve pubblicare, cioè, una regola proposta secondo le buone pratiche agricole, al fine di stabilire dei requisiti minimi per la produzione sicura e per la raccolta di frutti e vegetali e ortaggi in modo sicuro. So the growers are scared. Quindi veramente i coltivatori sono spaventati. In Europa Next. Ci sono molti, cioè questo tipo di standard, questo lavoro viene già applicato, sì. E ci sono aziende che lo fanno a livello volontario, in maniera tale da diciamo offrire un servizio, una garanzia di maggior qualità al loro prodotto. Sì, in Europe this has already been done, these standards, you know, these standards to be implemented, and including so there are associations which volunteer in this field to help, no? To help food safety and do all these things together. Well, it drives up the cost, doesn't it? E però questo especially aumenta this costi. One. Specialmente you questo. If you want to sell your product in supermarket, or if you want to export your product, you have then to you need to have, for example, a Global GAP certification, a BRC, EFS certification. So there's a European GAP? Global GAP, yes. It's all over the world. All over the world? Yeah, it was developed here in Europe. But it's, but it's used in America? I guess that, from what I know, companies that are running in US and wants to sell products have in to Europe, use they have to use this, to have this. Okay, because the next slide shows a. Yeah, dicevo che appunto anche in Europa ci sono questi sistemi di certificazione, questo Global Gap che deve essere fatto soprattutto dalle aziende che anche dall'America vogliono esportare in Europa. Quindi poi le regole per vendere sono importanti. Ovviamente anche i prezzi sono più alti, perché se si spende di più per tutti questi controlli in automatico, il prezzo sul mercato sale, però. So in America what's happening is that the growers are hiring an advisor to understand the regulations and tell them what to do. Sì, in America che cosa sta accadendo? Che praticamente gli imprenditori si mettono insieme e chiedono aiuto a un consulente, affinché il consulente possa spiegare loro come condurre e cosa fare, cioè spiegare proprio cosa contiene la legge. And then another problem in America is that the state, the individual states might have different rules from the federal government. But this would override any state regulations when it actually passes. Un altro grosso problema in America è che la normativa statale, cioè degli Stati Uniti, quella generale, può differire di paese in paese, essendo un paese tipo federale, anche se una volta entrata in vigore la norma di cui sopra, questa è sovrana, cioè. And then I don't know in Europe whether Brussels, what's it in Italian? Non so se le regole di Bruxelles, cioè and Italy's rules might differ from English rules. Se
Non so se anche in Europa esiste questa diversificazione tra la normativa della Comunità Europea, quindi di Bruxelles, e il singolo paese, no? L'applicazione del singolo paese. C'è stato un processo di armonizzazione. There has been a harmonization process. But what happens that, you know, sometimes. Dunque, ciò che accade è che. No, intanto lo faccio per lo streaming. È che. Anche la catena del mercato, anche i dettaglianti impongono alcuni limiti, alcune soglie sulla sicurezza alimentare, per esempio per il contenuto dei pesticidi, anche per i micro, per la qualità dei prodotti bio. E non bisogna dimenticare che ci sono anche dei limiti per i contenitori. E con i nostri progetti anche i micro ortaggi possono incorrere in molti pericoli, quindi dobbiamo fare molta attenzione all'utilizzo dei fertilizzanti. Next, please. Let's see. They're going to require an HACCP. L'HACCP. And this includes, as you were saying, not just biological, microbiological, but residues of drugs, pesticides, parasites and allergens. Sì, l'HACCP che non include soltanto l'analisi microbiologica, ma anche eventualmente residui, parassiti, pesticidi. This is going to be required by all growers. E questo è quanto sarà richiesto dalla legge, cioè controlli preventivi, quindi procedure di sanificazione per le superfici di contatto con gli alimenti, nonché una formazione sui processi di sanificazione per tutti gli impiegati e poi il monitoraggio sulla efficacia dei sistemi di controllo sui patogeni, quindi sia durante la produzione che durante la raccolta, l'imballaggio e l'immagazzinamento dei prodotti. Next, please. And apparently employee training is ranked as the number one food safety program. Sì, nel programma di sicurezza alimentare la formazione del personale assume un ruolo prioritario. So now everything is English and Spanish. Sì, tutto quindi è in inglese e in spagnolo. Next. A lot of people are using the Cornell University is in New York. They're using their GAP program. Because it seems to be so good. So, I mean, it's still voluntary, but they're using this system. They suggest cleaning packing areas frequently with either chlorine bleach or quaternary ammonium compounds or strong oxidants such as tsunami or xylitol. These are both hydrogen peroxide oxidants. Now in Delaware, it's a little state that I'm from, they require, just Delaware requires 2 rinses in bleach at 100 to 200 ppm chloride, and then a water rinse after that. That's just for Delaware. Ok, adesso ci rifacciamo un attimo alla Cornell University, dove c'è l'applicazione di queste regole, questo GAP, che sarebbero le buone pratiche agricole. È ancora su base volontaria, non è vincolante, però sempre più sono coloro che seguono queste regole. In particolare si consiglia, si raccomanda la pulizia, la sanificazione delle aree per l'imballaggio e in particolare si raccomanda l'uso di sostanze candeggianti e sostanze a base di ammoniaca contenenti degli ossidanti forti come lo tsunami 100 o lo xylitol. In particolare nel Delaware, che è un
piccolo stato dal quale io provengo, ma solo in questo stato, si richiedono due risciacqui in una sostanza a base di candeggina da 100 a 200 ppm Cl e poi un ulteriore risciacquo in acqua, cioè in soluzione, in una soluzione di acqua semplice. Next. Recently we read a paper, actually we reviewed a paper, we don't know if it has been published, l'articolo. Recentemente abbiamo letto un articolo che non so se è stato pubblicato. It was rejected. Anyway, they tried to use different washing solution. And the problem was that you could use just water, and the fact that you wash microbes, you are going to damage them somehow, and so reduce the shelf life. Yes. So I think that if this may be good for leafy vegetables, yes, leaves, yes, does not work. Right. For this microbes, so that 200 ppm may be a problem. It does burn. They found that 200 ppm chloride does burn the microgreens. By burn, also, yes. Maybe also toxic in, yes, yes. In the long run. Right. Ok, infatti diceva che adesso nell'articolo che è stato pubblicato ma poi rifiutato si raccomanda, no? Beh, tanto voi siete italiani. No, this is a product. Allora, no, diceva che questo articolo in realtà metteva in evidenza come l'utilizzo dell'acqua soltanto è consentito, perché nel momento in cui viene a essere utilizzata una sostanza con qualcos'altro dentro, si rischia di bagnare, cioè si rischia di danneggiare il microortaggio e quindi ridurre la shelf life, e cioè l'emivita dell'ortaggio stesso. Quindi è consigliabile utilizzarlo per le piante a foglie, ma non per i microortaggi. Il professore è assolutamente d'accordo con quanto detto, infatti ritiene che la soluzione prima evidenziata da 100 a 200 ppm addirittura possa bruciare il microortaggio, oltre poi ad essere tossica in qualche maniera. You would never eat that. Try to wash that with right. Amuchina, which is a disinfectant. Oh yes. That we use that. Yes, especially for pregnant women. Yeah, pregnant women usually hate Amuchina. Amuchina is this kind of disinfectant that we use when we are pregnant to disinfect all, and the smell is really, yeah, the smell is not nice. It's not nice. No, well, this is an alternative. You see, this is. Questa è un'alternativa. I have not used this, but non l'ho usato. I talked to the company. It's Tsunami 100, and it's just oxidants. It's peroxyacetic acid and hydrogen peroxide. È di acido peracetico e perossido di idrogeno, come potete vedere. Cioè, shall I read? Yes, please. Cioè, si tratta di una soluzione diluita in 48 ml per 100 litri, e quando viene diluita è di 80 ppm e 59 ppm rispettivamente. I microortaggi vengono immersi in una, diciamo, in un contenitore, in un sacchetto, per inferiore a 45°, non vengono sciacquati e poi vengono asciugati in maniera centrifuga, quindi con quel asciugatore, con il vecchio asciugatore, ecco, di cui, che vi ho mostrato in precedenza. Possono essere utilizzate fino a 5 volte e in realtà sembra che la materia bio ne riduca l'efficacia. And then there's no chlorine smell. E non c'è. You don't need cloro to rinse. Quindi it just non breaks avete down to hydrogen and oxygen. Risciacquo. Well, this is basically vinegar and è aceto praticamente. Yeah, acetic acid.
This is unknown too. It depends on the amount of organic matter that's dipende dalla quantità di materia organica presente. So somebody needs to do research on this. E quindi qualcuno ha bisogno di sciacquare più volte. Next. And then I think this is the last slide. Penso che sia l'ultima diapositiva. Francesco was mentioning this morning. Something that's new in America is to sell the microgreens as a living unit in flats like this. So the chef would buy this and it would be on the windowsill in the kitchen and he would just harvest as he or she needs. So this isn't harvested. So the rules don't apply, it seems to me. So you don't have to worry about food safety because there's no harvested product. It's a growing unit. That I don't know. There are no rules to cover this. Una buona soluzione, di questo ne avevo parlato con Francesco in precedenza, è proprio la vendita di questo prodotto già nella vaschetta. Il prodotto viene venduto così allo chef. Lo chef se lo mette sul davanzale della sua cucina e lo utilizza quando ne ha bisogno. Quindi il prodotto non viene raccolto. In questa maniera, in primo luogo non avete bisogno di preoccuparvi sul fatto di dovervi attenere alle regole sulla sicurezza alimentare, anche perché non ce ne sono più regole da rispettare, lo state vendendo così com'è, quindi non c'è la raccolta, non c'è poi la fase post raccolta, vendete il prodotto così com'è al consumatore. I know this is popular in England. Questo è molto diffuso in Inghilterra. But they often grow them in what we call oasis. Oasis cubes. It's phenolic foam. Dei cubi. You know the foam. In una schiuma, sì, yes, con una specie di poliuretano, vendono anche in Gran Bretagna in contenitori di poliuretano, una sorta di schiuma. Plastica naturalmente. I think that is that the last slide. Oh, and then tomorrow, seed sowing rates and seed treatments. E domani parleremo di questo, appunto della semina, le percentuali di semina, dei trattamenti, dei semi, so poi del priming. Yeah, osmotic priming, matrix priming, and then drum priming. Dei vari tipi di priming che affronteremo domani. And then what are the effects of priming? Del priming. Del controllo biologico, del dumping off, di cui oggi abbiamo accennato. And this goes with this because this is what I think is the best system for microgreens. Io penso che sia il sistema migliore per i microortaggi. And so by pre-germination, quindi it really means pre-germinamento, pre-sowing germination. Cioè pre-sowing. Cioè prima pre-planting. Della semina e del germinamento. And then I think one opportunity here is called fluid drilling. È anche un'opportunità interessante è fluid drilling, che sarebbe praticamente una foratura fluida, cioè una penetrazione fluida. And this is where you sow the seeds in a gel. Si mette in un gel, l'inseminazione avviene in un gel. And use a cellulose. Si usa una hydroxyethyl cellulose gel. Una materia a base di cellulosa, un materiale a base di cellulosa. I think this is going to happen, but at the moment there isn't the right equipment for sowing. Al momento non abbiamo le attrezzature. I developed a piece of equipment, but it doesn't work properly. Io ci ho anche provato, ma non funziona ancora perfettamente. It's going to take an agricultural engineer. Sarà necessario uno studio ingegneristico, se vogliamo, sull'argomento, sulla questione, per poter poi avere delle applicazioni future. I think that's it. E penso che con questo abbiamo concluso. Do you want to just have open discussion or? Volete aprire una discussione? Yeah. Se ci sono delle domande. Sì, io. Non mi posso. Credo che. Aspetta che. Sì. Sorry. Can we just stop a few minutes, La domanda in breve era relativa concerns
I think that the most important problem is safety, the risk of safety for this problem, for this project. If you have the other cases, other than Schiavacoli, of risk of contamination by microgreens in the United States, do you have any other case? No. The growers that I know don't worry about it at the moment. They just rinse with water, and that's it. I coltivatori che io conosco finora non si sono mai preoccupati, cioè utilizzano l'acqua per il risciacquo e basta. But the case of, excuse me, Escherichia coli was yes. Micro. No, that was in the field. Cioè il fatto delle scherichia metodi. Sì, vero. Quel yes. caso non era con microortaggio. Era sui. Era sulle coltivazioni su terreno. Se però ricordate quello che è successo nel 2011 in Europa, in Germania c'è stata la morte di diverse persone causate se inizialmente la causa era stata imputata alla produzione di cetriolo in Spagna e in Italia. A causa di questo, per questo motivo c'è stato un crollo del prezzo del cetriolo nel nostro territorio e ha causato fortissimi danni. Si è poi verificato però che il problema era in realtà legato agli sprouts che avevano un inquinamento da Escherichia coli prodotti tra l'altro in Germania e quindi cioè, questo fenomeno è stato già verificato, si è già verificato. Yes. My understanding was that before 2006 nobody thought that E. coli could get inside spinach or inside a plant. And I still don't think they know how it got in there. Probably from mechanical damage, I don't know. Nobody knows. In realtà io non lo so, perché fino a prima del 2006 nessuno avrebbe mai potuto immaginare che l'Escherichia coli sarebbe riuscita, diciamo, a contaminare gli spinaci. In realtà probabilmente neanche oggi si è in grado di stabilire che cosa sia veramente accaduto, cioè probabilmente è un danno meccanico, non si riesce a dare una spiegazione. Su questo argomento vorrei dire qualcosa. Quest'estate ho partecipato ad una conferenza negli Stati Uniti ed ho avuto, diciamo, un colloquio con una microbiologa che si occupa appunto di sicurezza alimentare proprio applicata a frutta e verdura, e lei mi diceva che effettivamente uno degli ultimi aspetti che stanno considerando nei loro studi è proprio la dimensione delle aperture stomatiche negli ortaggi vari, perché sembra che questo sia molto legato alla sicurezza, ai problemi della sicurezza alimentare. In particolare ci sono delle specie, tra cui ad esempio il coriandolo, il cilantro, che hanno delle aperture stomatiche più grandi e quindi trattengono di più i microrganismi. E parlando di microortaggi, loro mi dicevano che rispetto alle baby leaf i microortaggi hanno delle aperture stomatiche decisamente più piccole, e questo può spiegare il fatto che finora non abbiamo nessun caso di outbreak di inquinamento, di contaminazione da Escherichia coli o da altri microrganismi dannosi. E rispetto agli sprouts, ai germogli, diciamo, che vengono coltivati al buio e con ricircolo di acqua, il fatto che i microortaggi sono esposti alla luce diretta del sole limita le possibilità effettive di inquinamento del prodotto. Per quanto riguarda la nostra esperienza nel progetto
progetto che stiamo portando avanti, abbiamo cercato appunto di valutare anche questo aspetto fondamentale della qualità del prodotto e diciamo i primi risultati, dai primi risultati abbiamo visto che bisogna fare comunque attenzione anche nel caso dei microortaggi, bisogna lavorare in maniera diciamo più pulita possibile, più ordinata possibile e il substrato e ovviamente l'acqua che si utilizza possono essere anche origine, all'origine della contaminazione. Mentre per quanto riguarda i semi non c'è un problema di microrganismi, ma c'è un problema di funghi. I know in the case of sprouts, alfalfa, medicago was the big concern. So nel caso di questi germogli alfalfa. And they were suggesting 20,000 ppm chloride. Sì, veniva una soluzione clorata di 24,000, you said. No, people at my university are using hyperbaric treatments to kill the E. coli, very high pressures on the seeds. Allora diciamo che gli studiosi della mia università stanno utilizzando delle strutture iperbariche con pressioni molto elevate. And my understanding is that the alfalfa seeds were produced in areas where there is animal waste, and it's the animal waste that contaminates the seeds. But just in alfalfa, medicago. I don't know where the contamination in Germany came from. Ok, io so che per esempio per quanto riguarda questi semi alfalfa sono stati contaminati probabilmente dal letame proveniente dagli animali che venivano allevati in prossimità proprio di queste sementi e quindi probabilmente è stato questo letame, cioè questi rifiuti organici degli animali a contaminare gli alfalfa. In realtà non so quale possa essere stata la fonte di contaminazione in Germania. No, sarebbe carino raccontare. It would be nice to tell you the story of what happened in our first tests. Okay, tell the story, Francesco, tell the story. You know, when we start studying this... No, you don't need to... No, è una cosa curiosa, un aspetto curioso. Noi abbiamo dato molta importanza a questo discorso della sicurezza alimentare e della qualità igienico-sanitaria. Abbiamo fatto diverse prove per questo e all'inizio non riuscivamo, diciamo, avevamo dei livelli molto alti di carica microbica e non riuscivamo a spiegarci perché. Questo, diciamo, ce lo siamo spiegati ad un certo punto con il fatto che nella stessa serra, però diciamo in un settore separato, erano in corso delle prove in cui stavamo utilizzando, diciamo, materiale come substrato, fanghi di depurazione, diciamo, urbani. E c'era un gran numero di mosche in giro che magari arrivavano anche sui microortaggi. Quindi per fare questo studio, diciamo, microbiologico abbiamo dovuto poi isolare completamente i bancali in cui producevamo microortaggi. Eravamo preoccupati anche della presenza di un gattino in serra presso la stazione sperimentale. So,
Ripeto, secondo me questo aspetto della sicurezza alimentare è fondamentale, perché abbiamo notato anche interagendo con alcuni chef, con alcuni, diciamo, dei nostri primi clienti a livello sperimentale, che a loro non piace tanto l'idea di lavare il prodotto, ma vogliono utilizzarlo tal quale, cioè deve essere pronto da utilizzare per loro, devono averlo già pronto sul banco e utilizzarlo direttamente nel piatto. Quindi garantire la sicurezza igienico-sanitaria è, secondo me, strategico e fondamentale per questo tipo di produzione. Ora, una domanda importante da fare è quella: come si fa in casa ad essere certi che il proprio prodotto, diciamo, che magari uno produce sul balcone, è sicuro? E se ci sono, diciamo, delle linee guida su questo? No. Ah, no, la risposta è no. La risposta veloce, è facile. I'm sorry, mi dispiace, ma I know the commercial growers. No, so per quanto riguarda appunto gli imprenditori, ma are really scared about this problem. Ed essi sono spaventati veramente per quanto riguarda questo problema. Ci sono domande che voglio Any fare. Any questions? Che percentuale di agricoltori utilizzano, diciamo, producono microortaggi con il sistema, diciamo, biologico, organico? Use the biological, sorry, the organic system to produce microgreens. What's the percentage? I really don't know because there are no statistics. Non lo so perché non ci sono statistiche in merito sui. But it adds another level of complexity. Però qui c'abbiamo un altro livello di complessità. And I know, for instance, with seed. E so, per esempio, che with seed priming, per quanto riguarda il priming dei semi, molti coltivatori non vogliono proprio fare questo priming, questo seed priming, perché questo costituisce un livello suppletivo di produzione. Eh sì. Con costi più elevati. I mean, you can buy prime certamente seeds, si possono comprare questi semi di priming. But I think the best method però is penso is che il metodo migliore sia il pre-germinamento. Un'altra piccola domanda. Io da quella che è la mia esperienza ho notato che ci sono 2, 3, 4 massimo grosse aziende che a livello mondiale, diciamo, producono questo tipo di prodotti, e poi ci sono invece tanti piccoli produttori. Cosa, diciamo, limita per esempio la crescita di questi produttori? Il fatto, quanto incide per esempio il fatto del trasporto e della ridotta shelf life di questo prodotto sulla, diciamo, dimensione dell'azienda, insomma? Why do these companies do not develop like the other ones? What's the big problem for them? I don't know. Maybe just the market is still to develop. Yes, could be. I'm sorry, I do not know the answer to that. Mi dispiace, non conosco la risposta. Non so rispondervi. No, no answer. I don't know why. Credi che i microortaggi in futuro rimarranno dei prodotti di nicchia, dei prodotti, diciamo, speciali, o diventeranno comuni come, diciamo, gli ortaggi della quarta gamma, i fresh cut products? I think baby salads will become. Io penso che le baby leaf, cioè le baby salad, le insalate così baby, diventeranno in America, un prodotto di largo consumo. In the big cities, they have what's known as nelle grandi città in America c'è quello che si definisce il dessert alimentare, ecco. Especially with minority communities. Specialmente con le comunità minoritarie, cioè le minoranze etniche, you know, utilizzano questi New York City, questi Philadelphia, alimenti a New York, a Philadelphia, nelle grandi città.
And so there is something now called urban horticulture. Eh sì, c'è anche una orticoltura urbana, così viene definita. So that people can have fresh vegetables. E quindi la gente riesce ad avere gli ortaggi freschi. All the time. Tutto il tempo. The big sellers of vegetables do not want to go into the big cities. Perché i grandi venditori di vegetali, cioè di prodotti di ortaggi, non vogliono entrare nelle grandi città. Because the income levels are low. Perché il livello di reddito è basso. And so the problem in the big cities e quindi il problema nelle grandi città is that people are buying fast food. È che la maggior parte delle persone va nei fast and food. So they get obese. E quindi diventano obesi. How come? So McDonald's, quindi McDonald's, Burger King, Burger King, eccetera. But there's a big movement now for greenhouses on top. Sì, però c'è un grosso movimento adesso per quanto riguarda proprio le serre in cima ai palazzi, ai grattacieli, oppure sui balconi, sulle terrazze. E quindi is actively going after that urban population. Sì, e quindi ci si rivolge proprio a questa popolazione urbana, a questo, diciamo, consumatore urbano. And one of my master's students is doing this in Philadelphia now, growing microgreens in a vacant lot. Sì, addirittura uno dei miei studenti, uno che insomma ha frequentato un master, master però in America diverso da quello che concepiamo noi, un dottorato, ecco, in realtà è un dottorato, sta proprio facendo uno studio su come coltivare microortaggi in un edificio vuoto, in uno spazio abbandonato. And not only is it improving the diet, but it's also giving people a source of income and pride, because there are a lot of problems in the big cities in America with violence, drugs, you know, the typical big city problems. E questo, diciamo, questa coltivazione di microortaggi svolge una duplice funzione, anzi una triplice funzione, perché uno aiuta il regime alimentare perché lo migliora, due aumenta i profitti, cioè dà un profitto a chi lo coltiva, e terzo dà anche un senso di orgoglio alle persone che poi possono essere in grado di produrre. E tra l'altro sapete bene che in America in questo momento ci sono grossi problemi riguardo proprio alla violenza, problemi anche che riguardano il modo in cui gli americani mangiano, problemi legati alla droga, quindi cioè tutti i problemi della popolazione urbana americana. Quindi l'introduzione di questi microortaggi può essere effettivamente benefica. America has problems. L'America ha problemi. Going back to the fast food. Yes. Here in Italy we pay for slow food, but the effect is yes. Allora, in Italia, tornando al fast food, in Italia noi preferiamo lo slow food, ma l'effetto è lo stesso. Yes. Ok, possiamo chiudere per oggi e ci vediamo domani. Thank you very much. Thank you too. Possiamo, se volete, possiamo fare una foto tutti insieme. Sì, la faccio io. Tomorrow, maybe we can meet half an hour before. Sure. Okay. Yes.